Lo sapevate che si può consultare i dati su come si stanno comportando i cosiddetti top traders, ovvero le balene, coloro che muovono i capitali più grossi in assoluto, e di contro i retail traders, ovvero i pesci piccoli, sull'exchange che muove i volumi più alti in assoluto e quindi che influenza di più i mercati? Scommetto di no. Oggi in questo video vi mostro innanzitutto dove andare a reperire questi dati, dove andare a vedere questi grafici e in seconda battuta ovviamente il significato che hanno, quindi come andarli ad applicare alle nostre analisi. Questi dati fondamentalmente sono le posizioni aperte dai top trader, quindi dalle balene, quanti sono long, quanti sono short, che leva stanno utilizzando, quanto margine utilizzano, quanti volumi in acquisto e in vendita muovono, ci sono tantissimi dati. C'è un elevatissimo dettaglio e di contro allo stesso modo cosa stanno facendo i retail? Perché questa distinzione? Perché spesso i retail, i pesci piccoli, si muovono in maniera irrazionale e quando la loro esuberanza tende ad aumentare questo solitamente anticipa un forte movimento, in particolare se di contro i top trader si stanno muovendo nella direzione opposta. Il bello di avere questi due dati separati è che sono confrontabili, quindi se vediamo appunto due situazioni e gli antipodi configurati in un certo modo, possiamo aspettarci con relativa non certezza ma comunque probabilità un grosso movimento da una parte oppure dall'altra. Infatti un'altra cosa che faremo oggi è andare a identificare certe configurazioni di quel tipo e confrontarle poi col grafico effettivo e vedere che cos'è successo dopo. Vedrete che vi piacerà perché vi sarà utile insomma a dare una marcia in più alle vostre analisi dei grafici. Vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like anche a questo video, mi gasate ai massimi e a voi non costa assolutamente nulla. Iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, e cliccate anche la campanellina attivando tutte le notifiche, così non vi perdete nemmeno un mio video non appena esce, perché il tempismo è tutto nelle cripto. E infine seguitemi sugli altri canali social, di cui vi lascio tutti quanti i link giù in descrizione. Ora basta chiacchiere, andiamo a vedere questi dati e come utilizzarli. Seguitemi. Recentemente vi ho parlato in varie occasioni dell'exchange OKX, in quanto è quello che detiene la maggioranza ormai sia dei volumi scambiati sia dell'open interest sui prodotti derivati. Continuando a spulciarlo un po' sempre di più, ho scoperto che espone alcuni dati estremamente utili come integrazione magari alle nostre analisi, quali le posizioni detenute dai top trader, intesi come appunto i trader sulla piattaforma che muovono posizioni più grandi e capitali più grandi, nonché il sentiment generale, ovvero la quantità di long e di short che ci sono aperti, la quantità di margine che viene utilizzato in media dai long e dagli short, quindi anche per capire quanta leva media viene utilizzata. E questi dati sono disponibili sia per lo spot trading che per il trading di derivati, quindi sono dati molto molto utili. A che cosa servono? Allora iniziamo subito ad andarli a vedere partendo dai dati sui prodotti derivati, sui perpetual. Perché? Perché sono quelli che a mio parere danno la maggioranza delle informazioni. Se voi andate a scegliere sotto il menu trade perpetual o futures, insomma uno dei prodotti derivati, poi basta andare a cliccare su trading data e vedete che veniamo subito riportati a questa schermata che espone alcuni di questi dati. Allora, che cosa vediamo qui dentro? Innanzitutto possiamo scegliere quale contratto derivato andare ad esaminare, quindi di quale derivato andare a vedere questi dati che vi sto per esporre. Il primo grafico mostra, che poi è possibile ovviamente andarlo a scorrere nel tempo e andare a esaminare diversi time frames, mostra il long to short ratio. Che cosa significa? Se mettete il puntatore qua sopra ve lo spiega, ma ve lo spiego io in maniera molto semplice: è un rapporto tra la quantità di posizioni long e la quantità di posizioni short, ok? Questo è interessante perché include tutti quanti i trader, quindi non solo i cosiddetti top trader, che sono quelli che muovono invece i capitali più grossi, ma include tutti quanti e quindi statisticamente soprattutto i cosiddetti retail. Quindi questo ci dà un'ottima idea, un ottimo quadro sulle posizioni che sono aperte e mantenute dai retail. Perché ci interessano? Perché confrontare questo grafico con quello dei top trader che vedremo tra poco sarà utile per vedere laddove ci sono divergenze, ok? Per capire che magari i retail si posizionano in maniera esageratamente esposta da
una parte, magari i top trader si posizionano in maniera opposta e lì ci viene a dire: caspita, occhio che secondo me i retail stanno per finire liquidati e ci potrebbe essere un forte movimento in quel senso lì. Questo perché? Perché ovviamente i top trader, che sono i grandi capitali, sono quelli che muovono di più il mercato e quindi vanno a individuare quelle situazioni in cui magari il mercato è saturo di posizioni di un certo tipo da parte dei retail e vanno a colpire proprio lì dove giace la loro liquidità e magari il loro stop loss. Qua cosa possiamo vedere? Beh, ve l'ho detto, ci fa vedere il rapporto tra posizioni long e posizioni short, e laddove questo rapporto appare esageratamente alto significa che ci sono una quantità esagerata di long rispetto agli short. Ad esempio, guardate qui, 11 marzo ore 17, 1,69, quindi significa che per ogni posizione short aperta ce n'erano 1,7, quindi quasi 2 long, quindi significava che quasi il doppio di trader aveva aperto posizioni long rispetto alle posizioni short. Che cos'è successo poi l'11 di marzo? Andiamo a vedere sui grafici, ma mi pare di ricordarmelo abbastanza bene. Allora prendiamo il grafico delle 4 ore e andiamo un po' indietro. 11 di marzo, dampone, ok, vedete? Tac, questo movimento è successo e quindi è stato sgonfiato clamorosamente, vedete, questo rapporto che tende sempre bene o male a 1, perché ogni tanto si tira la molla da una parte piuttosto che dall'altra, ma bene o male è un rapporto che possiamo definire abbastanza mean reversal, quindi che ritorna sempre verso l'1, perché laddove appunto si esagerano i long o gli short, poi bene o male si finisce che alcune posizioni vengono liquidate, alcune vengono chiuse e quindi tende sempre a 1. Quindi è utile perché quando vediamo un'esagerazione da una parte ci fa pensare che probabilmente i retail sono troppo esposti da una parte, long o short che sia, e quindi diventano preda facile per le cosiddette balene. Il grafico BTC Basis, ecco, parentesi, questo grafico lo riprenderemo tra poco quando andiamo a vedere le posizioni invece dei cosiddetti top trader. Il grafico BTC Basis invece lo lasciamo per ultimo perché è utile per fare il cosiddetto spread trading, ovvero non so se avete visto il mio video sul cash and carry dove vi mostro come fare un profitto, ve lo lascio anche qua nella scheda in alto a destra, un profitto sulla differenza di prezzo tra il future e il sottostante spot, ecco qua, vi aiuta con un grafico. Tuttavia ne parliamo dopo perché è un argomento leggermente diverso da quello che volevo trattare oggi, lo lascio per la fine. Funding rate semplicemente mi mostra graficata nel tempo il funding del perpetual, che solitamente quando è molto alto da una parte o dall'altra funziona un po' da supporto o da resistenza, perché sapete che con il funding ogni 8 ore sui contratti perpetual, non solo su OKX, funziona così dappertutto, fondamentalmente i long pagano gli short o viceversa, e in particolare se il funding è positivo sono i long appunto a pagare gli short, mentre se il funding è negativo sono gli short che pagano i long. E quindi cosa succede? Che quando il funding è molto alto, ad esempio qua che era 0,22%, significa che i long pagavano lo 0,22% della loro intera posizione agli short e quindi solitamente funge da incentivo per andare ad aprire posizioni short, perché per recuperare, per pigliarsi, in altre parole, questo funding dai long, e quindi funzionano un po' da come dire, catalizzatori di posizioni da una parte o dall'altra. Anche in questo caso vale la pena, essendo un parametro sempre mean reversal, andare a vedere i picchi. Laddove c'è un picco del funding rate, spesso e volentieri c'è poi un movimento anche parziale in direzione opposta. Picco funding rate positivo, si tendono ad aprire un po' di short, picco funding rate negativo, si tendono invece ad aprire dei long. Open interest e trading volume, direi che non ve lo devo nemmeno presentare perché ne abbiamo parlato alla nausea, ci mostra su OKX l'andamento dell'open interest e del trading volume. Attenzione, questi grafici sono riferiti a OKX, ma non servono solo per chi opera su OKX, perché sono, ve l'ho detto, OKX è l'exchange che ha maggiori volumi in assoluto, quindi quello che influenza di più, di conseguenza, l'intero mercato, e per questo motivo vale la pena osservarli molto bene. Insomma, danno dei dati, tra l'altro anche molto dettagliati e molto in profondità, che possono essere integrati molto bene nelle analisi a prescindere dall'exchange sul quale si opera, anche perché, ahimè, vi ricordo che noi utenti italiani non possiamo utilizzare i prodotti derivati su OKX, mannaggia. E quindi niente, open interest e trading volume già lo conoscete, è il controvalore delle posizioni aperte complessivamente, l'open interest, il volume è il volume ovviamente,
tanto più è alto l'open interest e tanto più è come se si tirasse la molla, detto in parole povere, che poi genera potenziale turbolenza. Quindi open interest alto può significare che a breve ci sarà un movimento molto forte da una parte o dall'altra. Non sappiamo dove, sappiamo solo che la molla è carica. Avevo fatto un video anche interamente dedicato all'open interest, se lo volete approfondire. È un parametro molto molto utile. Allora qua invece abbiamo un'altra analisi molto utile, molto completa e dettagliata sui volumi taker, quindi sui market order. In particolare mi va a dire per fascia oraria, insomma anche qua si può scegliere il time frame, i volumi effettivi in acquisto ed in vendita, ok? In numero di contratti. Cosa mi dice questo? Ma può essere interessante perché, vedete, solitamente i volumi quasi si equivalgono, però può essere interessante perché se c'è una forte divergenza tra i volumi in acquisto e in vendita, e magari questa divergenza è anche con la candela stessa, esempio candela rossa, e c'è una divergenza dei volumi che quelli in acquisto sono maggiori di quelli in vendita, potrebbe essere, come dire, un falso break, perché il fatto che la candela, cioè il mercato ha dumpato, ha scatenato tanta domanda, significa, e quindi c'è da tenere d'occhio anche questa cosa qua. Infine arriviamo al famigerato ai famigerati dati sui top traders, eccoli qua. Allora qua per top trader dice che tiene conto dei 100 top trader, che ho letto poi nella documentazione significa che sono i trader di OKX che muovono i maggiori volumi in media, fondamentalmente, quindi le cosiddette balene, le 100 balene più influenti di OKX, che a sua volta appunto è l'exchange con i maggiori volumi in assoluto, quindi diciamo che parliamo di capitali molto alti. Il sentiment index fondamentalmente mi va a dire in percentuale, vedete, long o short, quanti dei top trader detengono una posizione di questo tipo. La somma, vedete, non fa 100% perché talvolta i top trader non sono posizionati, quindi non è che la somma deve fare appunto sempre 100%. Cosa ci dice questa cosa qua? Ci dice semplicemente un trader, attenzione, equivale a un voto. Immaginatevi, ci sono 100 voti e un voto long o short significa che un trader ha una posizione net long o net short, quindi a un trader equivale un punto in questo pool appunto di 100. Qua significa che 45 dei top trader sono long, net long, e 48 sono net short, e così via. Cosa mi dice questo grafico? Questo grafico è quello che ho ritenuto più interessante in assoluto. Perché? Perché mi mostra come si muovono per l'appunto i grossi capitali, ovvero mi fa capire quando sono short e quando sono long. Banalmente, guardate qua, abbiamo il 20 di maggio, che è oggi in verità, stamattina, quindi nella prima mattinata e anche nel primo pomeriggio in verità, avevamo una notevole maggioranza delle posizioni short, 55 contro 39 long. E cos'è successo poi? C'è stato il dump di poco fa, ok? Non so se l'avete notato, ma abbiamo fatto un piccolo dump. Solitamente molti di questi top trader, ho notato, fanno scalping, quindi variano le loro posizioni in maniera molto frequente, però fatto sta che molti si sono posizionati short in queste ultime ore del mattino, vedete, in particolare oggi, eccoci qua, vedete, in quest'area di lateralità, e poi quello che è stato è che c'è stato il dump alle 17. Cos'è successo alle 17? Guardate, da 40.54 siamo andati a 43.51, 44.50, poi c'è stato ancora un attimo di un take profit probabilmente delle posizioni long che hanno scalpato il primo rimbalzo, e poi adesso di nuovo sono cresciute al 45% le posizioni long e sono scese sensibilmente quelle short. C'è ancora una prevalenza short, ma qualcuno ha fatto qualche trade long perché probabilmente si aspetta un rimbalzino. Effettivamente per adesso stiamo un po' rimbalzando, sarà curioso vedere che cosa accadrà nell'immediato futuro. Insomma, questo grafico ci dice come si muovono le balene fondamentalmente su OKX, e anche in questo caso la cosa interessante da andare a vedere è proprio laddove ci sono delle grosse differenze, ok? Quando ci sono molte più posizioni short che long, o viceversa, magari anche su time frame brevi, questo mi dice che insomma
magari qualcosa sta per succedere, perché quei top trader che hanno aperto quelle grosse posizioni tutti da una parte, o hanno capito che si sta per muovere qualcosa, oppure loro stessi magari vogliono muovere qualcosa sullo spot market per poi andare a profittare sulla loro posizione sui prodotti derivati. Quindi, detto in breve, attenzione alle grosse disparità long short, perché è dove si potrebbe nascondere l'occasione. Un'altra cosa utile da fare è confrontare il top trader sentiment index con le posizioni dei retail, perché in particolare adesso purtroppo il top trader sentiment index non va così indietro nel tempo, però la cosa che vi volevo dire è che nel breve quello che succede è che spesso, guardate qua ad esempio il oggi prima del dump, alle ore 17, mentre i top trader erano posizionati molto più short che long, ok, vedete questo punto, i retail erano posizionati più long che short con un rapporto 1.2, e poi quello che è successo è che c'è stato il dump e adesso addirittura i retail sono più posizionati short che long. Quindi laddove ci sono anche divergenze sotto questo punto di vista, ovvero i retail sono molto più long, i top trader sono short, è ancora più interessante andare a studiare quello che accadrà e magari sviluppare un modello su questo, perché spesso mi aspetto di vedere che i top trader avranno ragione sui retail. Tanto più si esacerba l'esagerazione, insomma, di posizionamento da una parte dei retail e dalla parte opposta dei top trader, tanto di più questo segnale diventa efficace. Come ulteriore integrazione, volendo, ci sono alcuni dati interessanti anche sullo spot market. Se andiamo su spot trading e su trading data li vediamo. Allora, vediamo Bitcoin, vi ricordo che si può scegliere appunto qualsiasi coin anche qui come prima, quindi non solo Bitcoin ma anche i dati su tutte le altre coin. E la cosa interessante, vedete qua, è questo margin lending ratio in particolare, che fondamentalmente mi dice quanta leva viene utilizzata nel margin trading. E cosa succede qua? Succede che quando è molto alto questo valore, in realtà mi dice quanti USDT vengono presi in prestito in media rispetto poi al sottostante Bitcoin, e ha un rapporto che può avvicinarsi anche allo zero nei momenti particolarmente bearish, diciamo così. E quello che vi volevo dire è che qua bisogna sempre tenere d'occhio, come nel caso precedente, gli estremi, in particolare gli estremi alti, perché quando questo valore diventa molto alto anche lì c'è una situazione di elastico molto tirato, perché ci sono leve molto elevate e dei rischi di chiusura di posizioni a catena. Non a caso è accaduto l'11.03 e il 9.05. Che cos'è successo sul mercato in questi due giorni? L'11.03 era il giorno prima del grosso dump di marzo, questo qua, e il 9.05 il giorno prima di quest'altro dump, che vabbè non è altrettanto grande, ma probabilmente essendoci in gioco anche volumi minori è bastato per ridurre comunque l'indebitamento medio, il rapporto di leva medio, da quasi 5 a 1.44. quindi questo è un altro dato interessante. Sullo spot market diventano forse ancora più rilevanti i volumi in acquisto e in vendita, perché mi mostra se magari durante dei dump o dei pump ci sono delle accumulazioni, quindi maggioranza di acquisto rispetto alla vendita, ricordiamo che essendo spot market appunto è più rilevante per questo, oppure distribuzioni nel caso in cui ci sono più vendite che acquisti. Con questo si chiude quello che vi volevo mostrare oggi, spero che vi siano risultati utili questi dati. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se li utilizzerete, come li utilizzerete, se avete notato qualche correlazione o qualcosa, se avete qualche idea. Vi ricordo che servono non solo per chi opera su OKX, ma anche per chi opera altrove, perché comunque sono dati di un exchange molto grosso e il mercato si muove comunque come un tutt'uno, quindi se c'è un grosso movimento su un exchange ci sarà anche sugli altri. Qualora vogliate operare invece su OKX, vi lascio il mio referral link in descrizione, che se vorreste utilizzare vi ringrazio veramente di cuore. E tra l'altro c'è in atto una promo dedicata agli utenti della nostra community, che con un acquisto di $100 in Bitcoin avrete $10 in Bitcoin in regalo, e inoltre con il primo deposito e le prime operazioni potete arrivare ad avere fino a $30 di sconto sulle fees, quindi i primi $30 di fees completamente gratuiti, che male sicuramente non fa. Vi lascio il link alla promozione sempre in descrizione con tutti i dettagli del caso. Detto questo, vi auguro una buona serata e alla prossima!